Pescatori impegnati nel ripulire le reti e i macchinari completamente invasi da metri cubi di fango raccolto su un'area di circa 30 km quadri dalla piattaforma Poseidonia in direzione Ortona. Per non parlare di masse e persino parabordi di camion issati a bordo che minano la stabilità delle barche che in caso di mare grosso rischiano anche di affondare. L'ennesima beffa per la marineria pescarese già falcidiata dal caro nafta e dal dragaggio del fiume. Il paradosso è che non solo non viene dragato il porto canale di Pescara, ma lì dove il dragaggio viene fatto, a Vasto, fanghi, massi e rifiuti vari vengono tutti depositati in un'area tra le 4 e le 8 miglia, mentre si costringe la marineria a pescare tra le 3 e le 6 miglia. Dura la protesta dell'Associazione Pesca Professionale Mimmo Grosso per bocca del suo segretario Giacomo Fanesi. La domanda che mi faccio da solo, si sta dragando a Vasto e si riversa tutto questo materiale di fronte a Pescara. Bisogna dragare il fiume di Pescara, sto materiale non si sa dove riversarlo. Io adesso non è che sono un esperto di inquinamento, però mi fa capire che c'è qualcosa che non va, che non quadra. È logico che i pescatori, oltre alla beffa, diciamo, della nafta che costa così caro, non pescando in tutta quella zona così grande, non sanno manco più dove andare. Altra cosa ancora, i pescherecci che hanno una licenza entro le 6 miglia, e visto che quella zona abbraccia da 4 miglia e mezza della costa fino a 8 miglia e mezza, gli si riduce di tantissimo la zona di pesca. Quindi, sto povero pescatore, problema della nafta, problema della pesca, problema di disgrazie dovuto a questo imbarco di mattoni, massi e fango, cioè alla fine del mese che riporta a casa fango o pesce? Vediamo un po' di fare qualche denuncia e vedere che cosa si possa fare, perché lì secondo me si allarga sempre di più la zona di mare, già 16 miglia quadrate, sono parecchie. St'inverno, sti pescherecci, cioè st'inverno, con un tempo brutto, con delle condizioni meteo un po' avverse, le piccole imbarcazioni dove vanno a pescare? Cioè uno può dire se ne va verso nord, ma se verso nord il pesce non c'è perché si sposta a sud, che devono fare? Devono restare senza mangiare?